Con un micidiale 1-2 della coppia di Massimo Bisegna in zona Cesarini, l'Avezzano ribalta il punteggio e supera per 2-1 la Fermana, che stava già pregustando il colpo grosso al Dei Marsi. Accade quasi tutto nel concitato finale, quando sotto per 1-0 la squadra avezzanese prima pareggia al 42esimo e poi si porta in vantaggio due minuti dopo. E dire che la giornata era iniziata con la contestazione ai cori della curva avezzanese contro il tecnico Lucarelli, invitato ad andar via dopo alcune dichiarazioni che non erano piaciute agli ultra. L'avvio è tutto della squadra di Osvaldo Iaconi. Al settimo, dopo una bella azione, il senegalese Sené lascia Degano, che manca di poco il bersaglio grosso, ma che non sbaglia poi al decimo per l'1-0 dopo un errore della difesa locale, con Davino e compagni che regalano all'ex giocatore dell'Ancona un gol facile facile. La risposta marsicana un minuto dopo è affidata a Bisegna, che su calcio piazzato non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d'ora di Genova vede Olczak un po' fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma il pallone termina al lato. La gara è equilibrata e giocata a viso aperto dalle due formazioni, che non si risparmiano. Bisegna ci prova ancora su punizione al 18esimo, ma la mira è ancora imprecisa. Al 22esimo c'è ancora una fiammata ospite con Degano, che mette a centro area, dove Omiccioli viene anticipato in calcio d'angolo. Alla mezz'ora i ragazzi di Lucarelli si destano con Bisegna, che dalla distanza va ad impegnare Olczak, che respinge con difficoltà la conclusione dell'avanti biancoverde. La gara vive di improvvise accelerazioni, come quella del 38esimo, quando c'è ancora un brivido per la difesa marchigiana. Al 42esimo poi Cremona crossa in area locale per Sené, che incorna sopra la traversa. Ad inizio di ripresa i tifosi di casa espongono ancora striscioni contro il tecnico Lucarelli. In campo però la sua squadra sembra più viva che mai, anche se ai biancoverdi manca sempre il colpo risolutore. E così bisogna attendere il 24esimo per vedere una conclusione dalla distanza di Tabacco, che trova però una deviazione che per poco non inganna Olczak. Passano due minuti e Bisegna ci riprova su calcio da fermo, mancando di un soffio il gol del pareggio. Sul fronte opposto pericoloso al 31esimo Cremona, che con un pallonetto da posizione angolata sfiora il raddoppio. I minuti finali vedono il forcing dei marsicani con il solito Bisegna, che al 35esimo manca ancora di poco il bersaglio grosso, ma il gol dell'Avezzano è nell'area e arriva ai titoli di coda. E precisamente al 42esimo, con il solito Di Massimo, che dopo un'impressionante progressione mette alle spalle del portiere marchigiano. Un minuto dopo Tascini di testa l'occasione per il nuovo vantaggio fermano, ma Davino è reattivo e salva, e così al 44esimo arriva il sorpasso locale con Bisegna, che finalmente rompe l'incantesimo facendo esplodere il Dei Marsi. L'ultimo acuto è ancora di Davino, che respinge al 49esimo una punizione di Degano. La festa è tutta biancoverde. In questo momento mi va di dire che abbiamo fatto una partita in cui abbiamo meritato, strameritato secondo me, la vittoria. Non c'è nulla da dire, l'abbiamo raggiunta in questa maniera, però potevamo farlo anche prima con delle azioni che noi in realtà abbiamo fatto. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, che non ha mai smesso di provare a giocare a calcio, a essere propositivo. Delle volte ci riesce di più, delle volte ci riesce di meno. Io dico, parlo sempre in questa maniera. L'abbiamo avuta la possibilità di chiuderla prima dell'uno pari. E poi su quell'uno pari avevamo la palla noi vicino all'angolo, e da lì non può ripartire un contropiede da parte dell'Avezzano. Da lì dobbiamo uscire noi con una palla in calcio d'angolo e fallo laterale. La palla deve rimanere là. Mancavano 4-5 minuti, lì con un po' più di furbizia andava amministrata quella partita. Ecco, lamentiamo solo questa situazione di leggere i momenti di quando c'è da fare una cosa piuttosto che un'altra.